io ringrazio tutto lo staff organizzativo e in particolar modo, consentitemi, il dottor Montanaro per aver voluto dare voce alla scuola militante in un consesso così qualificato. Il mio punto di vista quale sarà? Quello di chi si misura quotidianamente con i problemi della scuola. Il tema mi ha molto sollecitata, la politica che costruisce il futuro. In questo contesto, quale futuro per la scuola e nello specifico quale futuro per la scuola pubblica? Certo, nessuno oggi è in grado di prevedere con certezza come evolveranno i sistemi scolastici, la possibilità di anticipare i cambiamenti e quindi anche la possibilità di indirizzare, di pilotare i cambiamenti è certamente subordinata alla velocità con cui oggi lo stato delle cose si modifica proprio in seguito alla rivoluzione tecnologica, alla globalizzazione e alla complessità anche delle trasformazioni sociali di cui quotidianamente dobbiamo tener conto. Gli scenari possibili, il dottor Prenna ha già individuato tre vettori estremamente interessanti. Le proposte oggi quali sono? Le più disparate, dal mantenimento dello status quo alla descolarizzazione, che spesso torna come proposta, sino allo scenario estremo della network society, che comporterebbe la destrutturazione totale della scuola anche come luogo fisico e come luogo di aggregazione. Ora, certamente si tratta di ipotesi del tutto avveniristiche, ma con le quali comunque dobbiamo fare i conti. Forse una domanda dobbiamo porcela. Crediamo ancora nella funzione della scuola? Dalla relazione del dottor Prenna si evince con soddisfazione che la scuola ha un ruolo ancora estremamente importante. Pur nella consapevolezza che i sistemi scolastici stanno perdendo il monopolio dell'istruzione e l'istituzione scolastica non è che ormai uno dei tanti ambienti di apprendimento. Leggevo con soddisfazione, e ho voluto riprenderlo, un passaggio di una intervista rilasciata dal sottosegretario alla stampa del 3 maggio scorso. Le testuali parole: la scuola va sostenuta perché non vi è altro luogo che possa essere leva precoce di emancipazione e di riequilibrio sociale. Bene. A fronte di questa fiducia nella scuola, noi però sperimentiamo, soprattutto noi che operiamo quotidianamente nella scuola, no? E anche tutti gli stakeholder della scuola, penso alla società civile, penso alla delegittimazione sociale nei confronti della scuola, viviamo quella sensazione di default imminente della scuola, giusto per usare un lessico oggi tanto di moda. E dobbiamo, al di là di qualche risultato più recente, anche registrare l'aumento dello spread tra i risultati conseguiti dai nostri ragazzi nelle prove di comparazione internazionale e quelli, i ragazzi degli altri paesi europei. Bene, indubbiamente c'è una crisi profonda della scuola che
che viviamo quotidianamente, viviamo e con nelle percepiamo anche dalla impostazione pedagogica, dall'approccio che la politica realizza nei confronti della scuola. Ora, rispetto a questa crisi, quale può essere il nostro atteggiamento? Con l'ottimismo della volontà, bene, probabilmente possiamo pensare di tirarci fuori da questa crisi. Come? Utilizzando il linguaggio della verità e riflettendo con molta attenzione sulla situazione attuale della scuola. Mi piace ripensare a quanto si verificò negli Stati Uniti negli anni Ottanta. Precisamente l'83, furono pubblicati i risultati di un rapporto commissionato 2 anni prima dal titolo significativo Una nazione a rischio. Il quadro che ne emergeva era di studenti americani con prestazioni di notevolmente inferiori rispetto a quelle che emergevano dalle prime comparazioni internazionali, con anche per quanto riguarda gli adulti, manifestavano grosse capacità di lettura e scrittura e calcolo anche elementari. Non voglio soffermarmi su come andarono le cose. Quello che ci interessa, quale fu la risposta? La risposta fu soprattutto, no, di favorire un percorso di analisi dei problemi. Bene, è una fotografia che rispecchia ovviamente la situazione italiana oggi. Fra l'altro, si trattava di anni, lo ricorderemo tutti, in cui i governi erano tutti alle prese con la spending review del tempo, per cui bisognava legittimare anche gli investimenti nei confronti della scuola. Da questa analisi attenta scaturirono 3 indirizzi fondamentali. La necessità dell'adozione di metodi empirici di ricerca scientifica in grado di fornire prove attendibili sulla validità delle sperimentazioni e delle innovazioni, la produzione di un insieme di indicatori internazionali su sistemi scolastici tali da garantire la comparabilità e l'amplificazione e l'accelerazione delle valutazioni internazionali su vasta scala del profitto scolastico. Al centro, per intervenire sul sistema scolastico, quindi il discorso della valutazione. Dibattito molto vivace, appunto, negli anni Ottanta, dagli Stati Uniti nacque un dibattito che si trasferì poi su scala planetaria e che ha portato al valore attribuito appunto alle comparazioni internazionali. Bene, in questo quadro che riguarda appunto tutto il mondo occidentale degli anni Ottanta, come si pone l'Italia? Quello che ci spiace registrare è che l'Italia ha manifestato in questa direzione un fortissimo ritardo. A differenza della Germania, che con l'Italia all'epoca, negli anni 80 e negli anni 90, rappresentava il fanalino di coda in merito al discorso sulla valutazione, la Germania ha fatto progressi eccezionali tali da collocarsi a livello mondiale nelle prime posizioni, no? L'Italia invece stenta ancora a darsi un sistema nazionale di valutazione.
Non voglio dilungarmi, qualche esempio che ci fa capire chiaramente come l'assenza di un serio sistema nazionale di valutazione rappresenti uno dei mali della scuola italiana. Oltretutto, la scuola dell'autonomia funzionale, senza una valutazione, senza la diffusione di una cultura dell'accountability, l'Italia è estranea rispetto a questa cultura, e non semplicemente in ambito scolastico, mi riferisco un po' a tutta la pubblica amministrazione. Ora, una scuola dell'autonomia che non acquisisce, non assimila questa cultura, ovviamente diviene una scuola autoreferenziale. Ancora un minuto, grazie. Sì, vado avanti. Altri brevissimi passaggi. Penso alla introduzione delle nuove tecnologie, grossissima occasione, ma rendiamoci conto che le nuove tecnologie non possono essere esclusivamente uno strumento aggiuntivo, no? di insegnamento-apprendimento. Non possono essere ricondotti ad un fatto solo strumentale, ma chiamano in causa i processi di apprendimento. Giusto così per un brevissimo riferimento, il passaggio da un apprendimento di tipo sequenziale ad uno necessariamente di tipo reticolare, chiamano in causa gli stessi criteri di valutazione. Ma tantissimi altri esempi, il tempo scade. Cosa voglio dire? L'attenzione sulla valutazione non è certamente la panacea per tutti i mali della scuola. Non ci illudiamo. Di certo è importantissimo che la scuola assimili, ripeto, la cultura della valutazione. Ovviamente non in un'accezione negativa, quella che poi ha fatto saltare le tante teste dei ministri della pubblica istruzione che si sono succeduti, ma nell'accezione più autentica del termine, vale a dire l'attribuzione di valore a quello che si fa. Questo, a mio avviso, potrebbe avviare un percorso virtuoso che vede pratiche, valutazione esterna. Potremmo anche parlare della valutazione di sistema. Dicevo poco fa al sottosegretario, mi sembra interessante il progetto Vales, valutazione di sistema, dicevo, investimento di nuove risorse. Dobbiamo e vorrei aggiungere chiudere. Un altro aspetto, chiudo, questo potrebbe restituire quella legittimazione sociale a tutto il personale della scuola, delegittimato socialmente, ma che deve ovviamente proporsi da professionista. La dimensione di una riconquistata professionalità di sicuro darà maggiore dignità e maggiore entusiasmo a tutti i docenti. Grazie, scusate, mi sono sforata.